Salve a tutti ragazzi e bentornati su Half-Life. Allora, nello scorso episodio abbiamo scoperto che dietro questo angolo c'è uno che spara con i lanciarazzi. Io non ho idea di come fermarlo, vi dico la verità. Cioè, ma che razza di bastardo devi essere per permettere una cosa che spara razzi alla fine di un tunnel? E poi, anche se ti avessi superato in velocità, c'era una mina. Cioè, che razza di bastardo, veramente? Io davvero non ho parole, eh. Ok, andiamo avanti. Aspetta, 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 fermo, fermo, fermo. Non c'è niente qui sotto, ok. Mi ero flashato io. Allora, adesso salviamo su uno dei primi salvataggi. Come si chiama sta zona? Sempre su una rotaia. Vabbè. 16:49, quindi è l'ultimo, ok. Piano piano, piano piano, piano piano. No, 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 no. No. Non me ne dire che c'è un'altra, per favore. Allora, qui è chiuso. Qui c'è una zona aperta. E ho come sospetto che sia una trappola. Immaginavo. Cosa? Ma non ricarica. Ho sbagliato il tasto. Ok, si ferma da solo qui. Quanto lontano prendono quelle mine. È proprio rotta questa cosa, eh. Cioè, veramente. Perdonatemi se continuo a lamentarmene, ma le mine hanno un'esplosione troppo grande. Allora. Niente di niente. Tanto dopo devo tornare qua, giusto? Perché devo riprendere il carrello. Quindi mi curo direttamente dopo. Adesso però, dove vendiamo? Di qua? O di là? Prendiamo prima di qua, va. Anzi, no. Forse qua vediamo dall'alto. E non si può. Ma porca. Dov'è? Dov'è? Non lo vedo. Quello è qui dietro, dove? È sul carrello? Pensavo fosse sul carrello, cavolo. Pensavo fosse sul carrello, invece erano lì sopra. Ok, facciamo così allora. Morti? Diga! Ok, morti. No, aspetta, però lì sopra c'è. No, allora si può andare. Vabbè, però se sono pure scemo io. Non si può distruggere sta cassa. No. Aspetta, com'era il trascinare le cose? Con shift, mi pare. Non mi permette neanche di trascinarle.
Ah, voglio andare lì sopra. Aspetta, fatemi vedere una cosa. Allora. Ma di qua? Dov'è che si va? Dall'altro lato del carrello. Ho capito, però. Cioè, il carrello questo qui non lo dobbiamo usare più, quindi. Però, cioè, capite quello che intendo? Cioè, non penso che. No, cioè. Lì è una zona segreta dove ricaricare l'armatura, ma non riesco a capire come andare. Cioè, non mi fa salire, è come se ci fosse un muro invisibile. Quindi che facciamo? Cioè, io vorrei andare lì sopra, però. Davvero, nemmeno con lo spostare, non me lo fa spostare. Dai, però. Cioè, non. Niente, niente. No, ne non era nemmeno invio il tasto. No, no, non proprio non si spostano queste. Poi vabbè, mi direte voi, ma sei scemo, dovevi fare questo. Non lo so, sono la prima run, ricordatevi. Allora, il carrello è questo qua. E l'ho capito che dobbiamo usare questo per andare avanti. Quindi il problema, secondo me, è proprio qua. Cioè, devo salire qui sopra. Devo trovare un modo. Ma vaffan bagno. Bisognava saltare e poi abbassarsi perché il tubo ti prendeva la testa. Vabbè. Non ero io a sbagliare allora. Voglio sperare che qui ci sia il modo per andare avanti. Ok. Ok. Vabbè, prendiamo quest'altro treno. Finalmente abbiamo sbloccato sta cosa. Piano, piano. C'è qualcuno. Meglio se vado a piedi qui. Meglio se vado a piedi, assolutamente. Ho visto già un bunker. Vabbè. Un'arma. Ma cosa? Ma cos'è un fortino qui intorno? Perché mi vogliono tutti quanti fuori? Cioè, perché non. Cioè, non è che, per esempio, ammazzate tutti gli scienziati. Cioè, che dicono proprio ammazzate Freeman. Capite quello che intendo? Ci deve essere qualcun altro, comunque, eh. Troppo strano che. Ok. Devo salire. Ah, c'è la scala, però. Aspetta. Non c'è bisogno che porto. Bastardi. Ma por. Cioè, raga, vi rendete conto? Non si sono mossi. Non si sono mossi. Allora, uno è là dietro.
Ok. Diga. No. Dove va? Proprio cattiva sta zona, eh. Ok, quello aperto lì. E ci sta. Però io ho perso tutta l'armatura. Di nuovo, aggiungerei. Dai, un po' di risorse. Dai, un po' di risorse. Niente. Davvero. Solo la vita. Raga, non, mi sa che non ce la farò mai ad avere di nuovo 100% vita e 100% armatura. Se continuo a sprecarla. Allora. Cos'è un muro lì? Allora, io non sarò certo un genio, ok? Però sto pensando, se hanno lasciato un ascensore così e un ascensore così, significa che se io salgo qui sopra, cioè praticamente verrò bersagliato da chissà quanti, e magari questa è la via giusta. Oppure questo è semplicemente una via per evitare di rimanere bloccati. Proviamo un po'. No, 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 continua a salire proprio come un dannato, ok. Allora. Oh. Serve un qualcosa. Serve tipo una bomba. Però. Cioè, come faccio a far esplodere quella cosa lì? Ah, questo? Forse? Aspetta, aspetta. Non l'ho provato questo, eh. Cioè, se ne metto una qui. Ah, poi devo ri. Ok, perfetto. Cosa c'è lì sotto? No, scendi, scendi. Ah, una di queste cariche. Mi sa che ci sono riuscito, eh. Sono come le pipe bomb di Duke Nukem queste. Poverino, sto qui, è morto malissimo. Però vabbè. Ok. Allora. Sì. Oh no, di nuovo le luci di Natale lì. Ma che cazzo? Ma sei matto? Mi hai fatto venire un infarto! Mannaggia, oh! E pensavo che era questo quello che mi sparava, invece erano due piani. Mi ha fatto venire un infarto, porca miseria! Allora, adesso andiamo su. Abbiamo liberato tutta la zona.
Questi saranno difficili da schivare, eh. Vanno molto più veloci. Ok. Andata bene. Ma porca miseria. Allora. Non mi sono fatto niente. Buono. Ma che diavolo è sta roba? Ma sto capitolo su di una rotaia, ma quanto dura? Sta durando veramente tanto. Qui c'è uno scambio. Fammi indovinare, qualche nemico ci finirà dentro. Maledizione. Allora, se mi volete morto per infarto, cioè, non so se ci rendiamo conto, eh. Non ne ho idea se vi rendete conto di quello che è appena successo. Allora. Ah, guarda che pattern stupido che ha sto coso. Ok. Questo mi riporta a sinistra. Aspetta, riporta. Ok, poi bisogna rifare tutto il giro, no? Aspetta, proviamo a controllare, va? Non si sa mai. No, 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 poi mi fa fare sempre questo giro, quindi devo sparare lì. Ma non c'è la piattaforma? Non c'è la piattaforma? Oh. Ma. Ah, si ferma. Ok. Sector B. Ok. Boh. Devo riavviare la piattaforma in modo che possa scendere. Ok. Carica me. Ma cavolo. Cioè, ma perché? Ma perché queste cose? Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto di quello che c'è? Cioè, c'era un laser rosso che se ci andavo dentro mi sparava la mitragliatrice. E qua c'era un altro di quei laser che esplodeva. Ma perché? È bello che quello si attiva. Quello si attiva appena scendo. Non mi posso staccare dalla scala. Non fanno paura ste torrette però, eh.
Oh! Abbiamo finito? Che zona del cavolo? Ah, è rotta la piattaforma, non posso mandarla su. Quindi devo proseguire a piedi qui. Ok, Ok. Questa è proprio cattiva, eh. Ma come cavolo faccio? Dai! Come cavolo faccio una cosa del genere? Neanche spingere le casse in avanti funziona. Perché poi le distrugge. Guarda che basta. Ok, quello lì è morto. Ora devo cercare di beccare con una granata quell'altro che sta lì dentro. Che è quello che dà più fastidio dei due. No, niente, niente. Cioè, non mi fa proprio alzare. Ma non cadere qui dentro. Cosa succede? Perché levita sta cosa? Che c'è? Non mi riesci più a colpire? Bastardo. Ma è ancora vivo quello lì dentro? Ma come cavolo è possibile? Vabbè, però le esplosioni in sto gioco, mamma mia. Cioè, ma è impossibile beccarlo questo. Mi sa che lo devo ignorare e basta. No. Ho combinato un guaio. Marcatura temporale, esatto. Ecco qua. Lo lascio stare e basta, dai. I tuoi colleghi? No, stanno cercando proprio me allora. Stanno cercando proprio me. Kobe? Ma dai! No, no, non esiste sta cosa, la voglio far bene. Ok. Basta sprecare le... Ma di nuovo ho aperto sta console. Basta sprecare le granate. Adesso... Siamo fuori. Ma non cadere su... Ma perché cade sui binari? Vabbè. Cade sui binari da solo. Meno male che è scemo quello lì. Perché è caduto sui binari? Cioè non mi ha fatto nemmeno il salto. Adesso me lo fa. No, vedete, vedete. Ma che cacchio c'è? Un muro invisibile qui. Ok.
Sì, vabbè, però pure gli sniper no, dai. Pure gli sniper. No, è solo una trappola, va bene. Poi non ho nemmeno idea se lo becco o meno. A meno che... No, dovevo semplicemente rinunciare, vabbè. Allora, facciamo che al prossimo caricamento ci fermiamo, perché stiamo andando quasi ai 30 minuti. Sì, ma cosa devo fare? Cioè, raga, che cosa devo fare? Chi è che tira le granate? Quanti soldati per un uomo solo, comunque, eh? La spingiamo. Ah, sono proprio esplosivi questi. Va bene. Insegnamelo più tardi, Half-Life, porca miseria. No, niente. Non esplodono. Devo proprio passarle e basta. Sì, sono solo esplosivi. Sono solo esplosivi. Ma perché mi insegni per tutto il gioco che quelle non sono cose, cioè sono per i sensori di movimento e poi improvvisamente, vabbè, se ne esce con un'altra cosa. Ah, capito. Allora, te vai di là. Te vieni di qua. Ok. Ora, te vieni qua. No, ma non ti portare pure. Mamma mia. Vai in fondo. E quest'altra. Così. Dovremmo farcela adesso. Ok, siamo saliti. Siamo saliti. Attenzione, evitare movimento mentre lo scan della retina è attivo. Scandela retina. Ma guardate qua che casino che hanno combinato. Hanno ammazzato tutti. Sto premendo dappertutto.
premendo dappertutto non si sa mai, eh. È già attivo lo scan della retina, quindi ok, le porte sono già aperte. Cosa sta succedendo? Oh no! Cosa ho mandato in orbita? Ma dovevo fare sta cosa? Probabilmente sì, perché si doveva aprire lì. Quindi io adesso devo ritornare in mezzo a quei laser per scendere. Su di una rotaia. Va bene. Partita una musica, quindi significa che ho fatto la cosa giusta. No, non dovevo tornare qui. Ti pareva? Probabilmente non dovevo andare qui. E dove devo andare? Perdonatemi. Devo tornare indietro. Era aperta questa? Non mi pare. Io sono uscito da lì, non era aperta questa. Ok, abbiamo capito che dobbiamo andare di qua. Via, 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 via. Non facciamoci toccare dallo sniper. Sì, è questa la strada giusta. Qui non ci sono proprio stato. Bene, direi saliamo su questa specie di carrello di nuovo. E sì, si controlla questo qui. Ok, salviamo qua. E ragazzi, grazie per aver guardato. E ci vediamo alla prossima, sempre su Half-Life. Francamente non ho capito che missile abbiamo mandato in orbita e sono molto interessato adesso a continuare. Non so nemmeno a dire la verità se siamo verso la fine o se siamo solo a metà del gioco, perché io me la sto prendendo, perché io appunto me la sto prendendo molto con calma. Quindi magari probabilmente sarà ancora, non lo so, a metà o verso i tre quarti, va, diciamo così. E ci sentiamo ragazzi, alla prossima.